Allora, la volta precedente abbiamo visto come si modificano il terremoto, in particolare le scale termometriche. Particolare la Celsius, la scala Celsius introdotta da Anders Celsius circa 1742 si basa sui, come anche la Fahrenheit, su due punti fissi. L'idea di usare i punti fissi è di Huygens nel 1700, e la differenza tra le due è legata al numero attribuito al punto fisso. La Celsius va da 0 a 100, punto di equilibrio tra fase solida e fase liquida dell'acqua, e 100, punto di equilibrio tra fase liquida e fase gassosa, cioè punto di ebollizione. Nella Fahrenheit gli equivalenti punti di equilibrio sono fissati a 32 e 212. Perché? Perché la Fahrenheit, Daniel Fahrenheit, un fisico polacco, utilizzava l'acqua non distillata ma l'acqua di mare, che ha un punto di congelamento più basso. Ma sono ragioni storiche. La scala internazionale invece è leggermente diversa, ma ha un motivo fisico per la scelta dei numeri, lo vedremo tra un pochetto. Oltre ai punti fissi, cioè a scegliere situazioni di riferimento in cui la temperatura non cambia, come i passaggi di stato, l'altro fenomeno chiave per l'interpretazione del funzionamento del termometro è il fenomeno della dilatazione. Quale il volume proprio occupato da un oggetto, in particolare da un solido, cambia a seconda delle temperature. Ora, per far questo, ahimè, in laboratorio non ce l'abbiamo, ma posso farvi vedere un filmato. Vediamo se ci riusciamo. Questo. Ditemi se vedete bene. In cui c'è, ecco, non so se riuscite a vederlo, un'asta di metallo su due supporti collegata a un ago indicatore. Questa barra rossa indica la posizione iniziale. Se le dimensioni di quest'asta cambiano, questa preme su quest'asta e la fa spostare. Adesso viene riscaldata con una fiamma ossidrica, la sua lunghezza cambia e se vedete l'asta metallo indicatrice si sposta indicando che le dimensioni della barra sono cambiate. Per un analisi quantitativa sarebbe necessario misurare la lunghezza e la temperatura dell'asta, ma insomma, dal punto di vista qualitativo questo dimostra che la dimensione della sbarra cambia a seconda della temperatura. Un altro esperimento facile da fare è questo: c'è una sfera di metallo che attraversa quel foro con la temperatura ambiente. Se viene scaldata, la temperatura cambia adeguatamente, le sue dimensioni cambiano e non riesce più a passare per il foro. Ok.
noi sentiamo questo. Se viene raffreddata, prende un po' dell'acqua, torna ad attraversare il foro. Chiaro? Lasciamo tornare alla panna con tempo lento. Ecco. Quindi il volume. In particolare dell'oggetto di metallo dipende dalla temperatura. Se facessimo un po' di misure potremmo accorgerci che mettendo in ascissa temperatura e in ordinato il volume i dati si dispongono grosso modo lungo una retta, per cui la variazione di volume è proporzionale alla variazione di temperatura, al volume iniziale, il volume dato quando è trattato di temperatura fissa, e a una costante alfa che viene chiamata coefficiente di dilatazione volumica o di volume, che dipende dal materiale. Dalla società, cioè il ferro è il suo, il rame è il suo, l'alluminio è il suo e via dicendo, l'acqua è il suo. Ok? La spada, in realtà, quello che abbiamo appena visto, aveva la misura coinvolta per fare una dilatazione non volumica ma lineare, non ce lo diciamo a prendere in un'altra pagina. Vedete un cubetto di metallo, il lato del cubo, anche questo in conseguenza o a causa della tensione di volume, anche questo è una lunghezza che dipende dalla temperatura e la variazione della lunghezza, quindi la dilatazione lineare, dipende sempre dalla lunghezza di riferimento a una temperatura data, per esempio, per la quantità associata alla variazione di temperatura per un coefficiente di dilatazione lambda che indica dilatazione lineare. Ok? Tra i due coefficienti, lambda e alfa, esiste una semplice relazione. Ok, il coefficiente di dilatazione volumica alfa vale approssimativamente il triplo di quella di volume, di lineare. Questo è di volume, questo è lineare. Per un attimo vediamo il perché. No, attenzione, queste relazioni sono approssimate, in realtà la dilatazione non è proprio una retta, ma insomma si possono trattare come se fossero rettilinee abbastanza tranquillamente, almeno qui la approssimazione che ci interessa. Torniamo un attimo alla nostra ipotetica misura sul volume e sulla temperatura. Se misurassimo la dipendenza tra dimensioni lineari di temperatura, anche qui troveremo una retta dove L0 rappresenta la lunghezza della temperatura
per esempio 0 gradi centigradi di riferimento, ma non necessariamente 0. Quindi la lunghezza di una data temperatura vale la temperatura di la lunghezza di riferimento, quindi 0, per 1 più il coefficiente lambda di dilatazione lineare per la variazione di temperatura T meno T0 o delta T, se preferite. Se la temperatura di riferimento di partenza è 0, più solo lambda T. Ok? Posso scriverlo come 0, 1, 2, lambda. Se ho a che fare con un caso semplice in cui l'oggetto che si espande è un cubo e la sostanza isotropa, cioè la stessa proprietà in tutte le direzioni, allora l'espansione è omogenea, tutti i lati si espandono allo stesso modo, per cui il volume è L alla terza. Un cubo, il volume del cubo è il cubo di L. Quindi cosa ottengo? La relazione di prima, quindi L0, 1 più lambda delta T, questa è una lambda, perdonate la mia grafia, alla terza. Sviluppiamo questa potenza, cioè L0 alla terza per 1 più lambda delta T tutto alla terza. Qui ho in questa parentesi il cubo di un binomio che è dato dal cubo del primo termine, il cubo del secondo, triplo prodotto del fatto del primo per il secondo, e via dicendo. Io ho L0 alla terza, 1 cubo del primo, cubo del triplo prodotto del primo per il quarto del secondo, quindi viene 3 per 1, 3, lambda delta phi, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, quindi 3 lambda alla seconda delta t alla seconda, più infine lambda alla terza delta t alla terza. Ok? Rileggo. 1 più 3 lambda delta t, più 3 lambda alla seconda delta t alla seconda, più lambda alla terza delta t alla terza. Ora, normalmente sia il lambda che delta, il lambda è molto piccolo per un solido dell'ordine di 10 alla meno 6, un milionesimo. Lambda alla seconda 10 alla meno 12, lambda alla terza 10 alla meno 18. Quindi tutti i termini, tutte le potenze superiori alla prima in lambda vengono trascurate. Queste sono molto molto più piccole. Ok? Per cui posso concludere che posso cambiare pagina, detto. Posso riscrivere il volume V come L0 alla terza, che posso interpretare come il volume di riferimento, cioè quello alla temperatura iniziale, per 1 più 3 volte lambda delta T. Se questo lo confronto con V0, 1 più alfa delta T, posso concludere che alfa posso stimarlo come il triplo della lunghezza delle coefficienti di dilatazione lineare. Semplicemente ricordando, sottolineando il fatto che le potenze superiori di lambda danno contributi molto molto più piccoli. Ok? I valori di lambda o di alfa vengono trovati, sono tabulati, e mentre per esempio per il solido trovate, poiché un tubo di metallo può essere anche un'asta molto lunga e poiché la dilatazione è proporzionale alle dimensioni dell'oggetto, per i metalli trovate anche quelli lineari, per i solidi e per i gas trovate solo quelli di volume. Il solido riempie
il recipiente che lo contiene. Se servisse a trovare quella di lineare per un limite, è sufficiente dividere quella di volume per 3, fare utilizzare la relazione inversa. Esercizio, tutto chiaro? Ah, un motivo. Se riusciamo a vederlo. Non so se avete mai notato che negli scambi pugnali ferroviari tra una barra di metallo della rotaia successiva c'è sempre un buon centimetro, centimetro e mezzo, perché se non ci fosse, questo è quello che succederebbe. Durante l'estate l'asse di metallo si espande, si deforma se non ha spazio dove espandersi e diventa inservibile. Quindi il treno deraglia sicuramente. La stessa cosa succede, no, lo vediamo dopo, anche questo succede nel, no, questo non ci serve, quando ci sono ad esempio strade sopraelevate dove ci sono solite da blocchi di cemento armato, cioè delle parti di metallo importante, e sono raccordate una con l'altra con queste specie di griglie, di pettine, che lascia lo spazio per espandersi durante mesi molto caldi. In assenza di questo la struttura si deforma irreversibilmente. Quindi anche la rotaia di prima, una volta che si è deformata, non torna più nella forma precedente. Si accorcia da questo ma rimane deformata, e comunque quando è deformata il treno non può passarci sopra. Ok? Ripeto, esercizio. Abbiamo visto l'espansione lineare e l'espansione volumica. E quella di superficie? Se ho una pellicola, una lamina metallica che ha una superficie S, come dipenderà questa dalla temperatura? Ricordo che i lati L, questa è relazione con la temperatura, e la superficie non è difficile da immaginare, da calcolare, S andrà come L alla seconda. E se come facciamo prima trascuriamo le potenze superiori di lambda, avremo L0 al quadrato, quindi S0, il quadrato del primo che è 1, più il quadrato di lambda lo trascuriamo, l'altro termine è il doppio prodotto, 2 lambda delta t. Quindi chiamiamola sigma, coefficiente di rotazione di superficie, è il doppio di quello lineare. Ok? Quindi S posso interpretarlo come S0 1 più sigma delta T, sigma piccolo delta T. Domanda. Se la mia lamina ha un buco, qui è piena, e qui è vuota, come si comporta? Prego, il buco si rimpicciolisce verso l'interno o si espande verso l'esterno? Prego? Cioè, ho in teoria due possibilità. Siccome qui non c'è niente, il buco potrebbe raccorciarsi per il metallo e si espande verso l'interno. Oppure potrebbe espandersi come se non ci fosse niente. Quale delle due? Beh, come otteniamo il buco? Se la lamina fosse piena,
si espanderebbe in tutte le direzioni, orizzontale e verticale, secondo la legge che abbiamo appena visto, quella lineare. Okay. Supponiamo di ragionare in questo modo, abbiamo la lamina piena, okay, questa, la temperatura cresce, la lamina si espande e dopo faccio il buco. Okay, quindi questo lo considero, diciamo, un tratteggio. Siccome si espande tutto in modo omogeneo, in modo isotopo, anche il buco si espande esattamente come se fosse pieno. Posso pensare di toglierlo dopo. Quindi se ho un anello metallico, la parte, anche la parte vuota subisce la stessa espansione, come, esattamente come se fosse piena. Domanda qual è? Facciamo un esercizio quantitativo. Nel 1889 è stata realizzata la torre Eiffel. Ci andrete a vedere tra poco. Mi auguro e vi auguro. La struttura è in metallo, principalmente in ferro, è alta 301 metri, ha una temperatura di 22 gradi centigradi, diciamo durante la primavera. Il coefficiente di dilatazione lineare del ferro, materiale di cui è fatta la struttura, è di 12 per 10 alla meno 6 gradi alla meno 1. L'inverno la temperatura scende anche, temperatura invernale, 0 gradi centigradi. La torre sarà più alta o più bassa rispetto alla primavera e all'inverno? Bassa di quanto? Beh, delta H varrà l'altezza alla temperatura di riferimento per il coefficiente di dilatazione lineare per la variazione di temperatura. H o L o più importa. Noi abbiamo quindi 301 metri per 12 per 10 alla meno 6 gradi alla meno 1 per meno 22 gradi. La temperatura passa da temperatura di riferimento a quella finale, da 22 a 0, pari a meno 22 gradi. Ottengo circa poco meno di 8 centimetri. 7,9 centimetri. Quindi voi andate primavera, la vedete più o meno a metà strada. L'altezza della torre cambia anche di 8 centimetri. Ok? Se riguardi, d'accordo, posso andare avanti? Ricordando l'immagine sulla della linea ferroviaria, immaginate di avere una sbarra di metallo, per esempio nella ferrovia, lunga 30 metri, alla temperatura di 0 gradi centigradi.
Ah, cosa che non ho detto, cosa importante che non ho detto. Quali sono le dimensioni? Che un derivativo si misura all'anca? Se è moltiplicato per una temperatura ed è sommato a un numero puro, deve cancellare i gradi e si misura su 1 fratto gradi centigradi o gradi di qualsiasi tipo, i gradi in cui misuro T. Se gradi alla meno 1. Ho un'asta, una sbarra di metallo, di una linea ferroviaria, che in inverno è lunga 30 metri. D'estate la temperatura sale a 40 gradi centigradi. E supponiamo che sia fatta anche questa sempre di ferro. Quindi lambda circa 12, 10 alla meno 6. Gradi. Quant'è l'allungamento di quest'asta di metallo? Solito delta L vale L0 lambda delta T, quindi 30 metri per 12 per 10 alla meno 6 alla meno 1 per 40 gradi centigradi, e i gradi centigradi si cancellano e ottengo 30 per 40 per 12 per 10 alla meno 6 metri. Dall'auto. Bene. Allora, siete in viaggio. All'esercizio. Al mattino, temperatura di 5 gradi centigradi, fate il pieno di benzina. Finanze lo permettano, cosa non banale. Fate pieno di benzina e diciamo che il pieno ha un volume di 51 litri. La temperatura più tardi, poi incautamente, anzi meglio, lasciate l'auto parcheggiata al sole. Questa è una pessima mossa, ma se no l'esercizio non viene. E la temperatura durante la giornata sale a 25 gradi centigradi. Non è estate. Quanta benzina perdete? Se il volume del serbatoio fosse esattamente quello delle benzine, in realtà i serbatoi, proprio tenendo conto di questo, hanno un volume vuoto di sicurezza. Perché? Il coefficiente di dilatazione della benzina, di volume della benzina, chiamiamo alfa B, vale 0,95 per 10 alla meno 3.
molto più grande del metallo. Gradiano 1. Il coefficiente di dilatazione del volume dell'acciaio, materiale di cui è fatto il serbatoio, alfa S del serbatoio è 3 per 12 per 10 alla meno 6 meno 1, quindi 36 10 alla meno 6 gradi alla meno 1. Quanta benzina viene persa a causa della reazione? È chiaro che perdo benzina, ma perché il serbatoio si espande molto meno del liquido, in quanto il suo coefficiente di dilatazione è molto più piccolo. Quindi la benzina e il liquido si espande di più, quindi trabocca. Il delta V della benzina vale volume iniziale, che per i due è lo stesso, se il serbatoio fosse riempito fino all'orlo, per il coefficiente di dilatazione volumica della benzina per la variazione di temperatura. Mentre per il serbatoio, il Z è lo stesso, ma l'alfa è diversa. E il primo, delta V, è maggiore di delta VS. E il volume perso di benzina, il volume che trabocca, è la differenza tra i due. Il primo vale 51 litri per alfa 0,95 10 alla meno 3 gradi centigradi alla meno 1 per 25 no, 20 gradi, scusate, perché da 5 a 25, 20 gradi. Questo mi dà la variazione di volume del carburante e ottengo (51/0.95/20/10^-3) 0,9 6, 9 litri. Ok. Il serbatoio (51 litri) per 36 per 10 alla meno 6 gradi alla meno 1 per 20 gradi. Tengo 51 per 36 per 20 0,0367 litri. Quindi la differenza, il volume che trabocca è 0,969 litri meno 0,0367. Vengo via quasi un litro di benzina. Per questa ragione, è bene che ci sia un volume di sicurezza, il serbatoio sono fatti in modo tale che non accada, ma B, è bene non lasciare mai una macchina parcheggiata al sole dopo aver fatto i piedi. Comunque il costruttore tiene conto di questo. Ok? Questo si chiama Blackbird,
la Lockheed è l'aereo più veloce del mondo, ha toccato i 3,5 volte la velocità del suono, che effettivamente corrisponde a circa 3.528 km orari. La sua struttura è tale che le parti, tutto lo scafo in metallo, ha una variazione termica dovuta all'attrito, per il quale durante il volo o immediatamente dopo il volo si allunga di circa 20 cm. Tenete presente che la Torre Eiffel, come ho visto prima, durante inverno e estate cambia di 8 cm, questo si allunga di 20 cm. La lunghezza dell'aereo a riposo è di 32 metri circa. Su 32 metri la variazione è di circa 20 cm. E per questa ragione, quando è a terra a riposo, il serbatoio è praticamente perde benzina continua, perde carburante, perché non è chiuso. Per tenere conto di questo, della dilatazione delle parti metalliche, il serbatoio si chiude solo quando è in volo ad alta temperatura, mentre è a terra a riposo è aperto. Dopo l'atterraggio, per circa 20 minuti non si può toccare lo scafo. Quando il pilota ci cuoce le bistecche sul vetro, poi hanno temperature però anche di un forno, 300-400 gradi. Facciamo ancora questo esercizio. Il ponte più lungo del mondo perdonate il mio giapponese, è la Kashi Kaikyo Bridge, si trova in Giappone, è lungo 3.910 metri. La struttura è principalmente in metallo e l'escursione termica nel corso dell'anno è di circa 35 gradi in media. Quindi, essendo costruito in ferro e acciaio, in lambda è 12 alla meno 6 centigradi. Qual è la variazione di lunghezza della cascia di luce? Delta 0, lambda delta t, 3910 per 12 alla meno 6 gradi alla meno 1 per 35. Mi viene 0,0134, vediamo se fanno il calcolo di giusti. Quindi circa 1,6 metri. Okay.
Domanda? Tutti i corpi si espandono quando la temperatura aumenta? Sì. No. Beh, è troppo facile. C'è, per fortuna nostra, un oggetto, un corpo, che si comporta in modo molto diverso. Se il portamento non fosse quello standard, la vita non sarebbe possibile. Cioè l'acqua. Il comportamento dell'acqua è peculiare perché nell'intervallo di temperatura tra 0 e 4 gradi, 0 fase solida e da 0 in su fase liquida, il volume dell'acqua diminuisce. All'aumentare della temperatura l'acqua ha un minimo a circa 4 gradi. Questo cosa significa? Questo perché? Beh, i motivi sono di cultura microscopica in realtà. Nell'acqua sono presenti non solo gruppi H2O, ma H2O due volte, così tre volte, tre volte. Questa struttura fa sì che a questo volume l'acqua, a questa temperatura l'acqua, insomma, è più abbondante la specie che ha volume più piccolo. Ma d'inverno, quando la temperatura cala, quando va sotto i 4 gradi, okay, il volume aumenta. Di conseguenza la densità è più piccola e l'acqua più fredda galleggia. Questo fa sì che l'acqua fredda non va in profondità, come invece va da 20 gradi fino a raggiungere i 4, okay? Per cui l'acqua in profondità nei laghi e nei bacini rimane a temperatura attorno a questa, ghiaccia quindi solo in superficie. Se ghiacciasse nel fondo, tutti le specie marine non potrebbero vivere d'inverno e la vita sarebbe impossibile. E gli iceberg andrebbero a fondo. Ci vediamo la prossima volta.